Grazie Presidente. No, volevo cogliere subito lo spunto. Quando magari veniamo in aula a discutere di questi temi, pregherei le forze di opposizione di... O vengono i consiglieri della Commissione Mobilità, oppure magari i consiglieri che non sono della Commissione Mobilità, che afferiscono alle opposizioni, se intervengono e dimostrano determinate lacune, poi magari ci aprono, no, la possibilità, ci danno la possibilità di attaccare. Io già ho detto che vorrei assolutamente evitare la polemica. Io volevo Consigliere, evitare la non si possono, in polemica si possono perché interrompere gli stiamo parlando di un interventi. qualcosa molto Consiglieri, importante. per favore. Prego, consigliere Calabrese. Come primo appunto, Ingegner il PUMS è uno strumento di pianificazione integrata. Wow, non so, è quello che è, nel senso, è uno strumento di pianificazione, nulla a che vedere con l'aspetto procedurale opera per opera. Le procedure all'interno della realizzazione di queste opere sono atti amministrativi e la delibera che noi stiamo presentando oggi relativamente alla linea D parla delle procedure della linea D. Sono due argomenti che sembrano, per carità, sono correlati, ma a livello amministrativo una cosa è la pianificazione e una cosa è l'attuazione e la realizzazione tramite i vari procedimenti amministrativi. Quindi io capisco che si fa riferimento al fatto che nel PUNS abbiamo rimesso la linea D, perché anche quella comunque, insomma, sembrava che da vecchi strumenti di pianificazione era stata un po', come dire, non solo la linea D, ma tante altre linee metro erano state messe completamente in discussione. Ne abbiamo parlato, ecco perché cito la Commissione Mobilità, ne abbiamo parlato in Commissione Mobilità, dove il piano strategico del 2010 aveva di fatto tolto la gran parte delle opere su ferro, anche le metropolitane previste nel piano regolatore approvato 2 anni prima, per dare invece impulso a tutta una serie di infrastrutture per le quattro ruote, le macchine, le auto private, esattamente quello che la città, di cui la città non ha bisogno, esattamente andando a togliere quello che la città aveva già programmato fin dal piano regolatore del 64. Quindi io, per carità, vi invito con tutto il cuore, cerchiamo di evitare la polemica. Non è questo il momento della polemica, perché stiamo cercando di costruire una condivisione proprio per il PUNS, per far vedere che la città è schierata per poter recuperare appunto il tempo perso, 70 anni persi. Io non voglio fare polemica. Questa delibera che stiamo portando oggi è stata presentata a marzo. Chi ha partecipato ai lavori di commissione sa perfettamente che non siamo stati con le mani in mano. Abbiamo fatto una commissione, credo 15 giorni fa, dove abbiamo verificato comunque l'attuazione di questi punti, perché in ogni caso, tramite l'assessorato, avevamo comunque rappresentato l'esigenza di accelerare delle operazioni che, miei cari, anche qui mi duole dirlo per chi non sta in Commissione Mobilità, vanno avanti dall'inizio del mandato, anche sulla linea D. Ci sono vari punti. Roma Metropolitane ha, lo specifico per chi ha parlato di tracciato, ha confermato il tracciato, ma non è che quando dico che Roma Metropolitane ha confermato il tracciato è la parola di un consigliere così, no? No. Quando un'azienda con dei tecnici arriva a dire in commissione, insieme ai tecnici, ingegneri, trasportisti di Agenzia Roma Servizi per la Mobilità, che hanno confermato il tracciato, tra l'altro quello previsto nel PRG, significa che hanno ricalcolato, rivisto tutte le simulazioni rispetto ai carichi potenziali che la linea aveva programmato quando fu inserita appunto tra le varie opere del piano regolatore. Quindi è stato confermato quel tracciato. Quindi chi aveva avanzato ipotesi di tracciato differente, ovviamente è stato accontentato da questa disamina che è già pronta. Di conseguenza anche l'agenzia ha comunicato che in base a questa definizione da parte di Roma Metropolitane è pronta a relazionare quello che abbiamo chiesto. Il dipartimento è pronto, insomma, ha fondamentalmente garantito che entro i termini, così come richiesti in questa delibera, sarà in grado di definire gli aspetti procedurali. Aspetti procedurali che, vorrei ricordarlo, stanno all'interno di un contenzioso. E mi fermo qua perché non voglio fare polemica, perché, ripeto, il nostro obiettivo è quello di cercare di ottenere dei risultati, però anche quel contenzioso magari un giorno qualcuno ne dovrà comunque rispondere. Quindi io ringrazio il Presidente Stefano,
che a suo tempo ha presentato questo tracciato. Magari ecco, non so se l'assessore vorrà aggiungere qualcosa, e ringrazio, non sono presenti oggi sia i nostri tecnici, comunque li ringrazio perché anche all'interno comunque di una situazione molto critica stanno portando avanti delle linee di indirizzo tutte insieme, perché questa consigliatura, vorrei ribadirlo, sta chiedendo agli uffici degli sforzi straordinari per recuperare quanto non fatto in decenni. Quindi vanno ringraziati tutti i nostri funzionari, tutti i nostri uffici, perché il carico di lavoro che gli stiamo chiedendo è veramente mostruoso. Grazie.